Ragazzi, torno adesso dalla missione principale, dalla prima missione, perché sono riuscito a portarmi a casa 3 stelle. Ora, vi spiego un paio di cose su quello che ho capito, perché comunque non l'ho giocata una sola volta, purtroppo. L'ho dovuta fare 5 volte questa missione. Una o più nuove verniciature sono disponibili, lui personalizza, è sbloccato uno slot per mod aggiuntivo, godo. Tutto Marin, rompe le righe. Allora, e l'ho dovuto fare parecchie volte perché comunque va capito come usufruire di tutte le cose del livello, praticamente della missione. Come vedete, ho fatto 36.000 punti e praticamente dovete finire combattendo il Crio Titano, il boss, il mini boss, non so che cos'è, e arrivare ad almeno 10.000 punti, perché avete 10.000 punti con quello, 12.000 se pulite tutte le stanze dai Billmax, Billax, Billixx, quelli freddi, ghiacciati, e altri 13k se finite in 9 minuti. Sono riuscito a finire in 8 minuti qualcosa, ho ucciso tutti quanti quegli scarafaggetti e ho fatto appunto 10k. Per fare 10k dovete praticamente uccidere i nemici con le armi speciali, con i missili, con le cose incendiate. Perché se voi uccidete un nemico con missile, arma incendiata o anche con il raggio caricato, vi dà più punti. Vi dà tipo il bonus, lo bruciate allo spiedo. Bonus missile distrutto, esploso. E tipo vi dà 100 punti, una roba del genere, che sono tanti per un nemico ammazzato. Quindi il fatto è che non ho così tante armi, ovviamente. Per cui entra in gioco il usufruite bene delle armi che avete, delle munizioni e tutto. Le potete recuperare, questa è la prima missione e infatti ho paura per le prossime in realtà. Adesso vedo anche come fare qualcosina per personalizzare, ma non credo di poter fare molto. Sì, abbiamo uno slot secondario, per l'altro 19 medaglie. 19 medaglie probabilmente sono neanche 6 missioni, perché 6 missioni perfette devono essere. Un po' complicatuccio. Qua il fatto è, o aumentiamo i danni inflitti dei missili del 20%, per ora non credo che mi serva troppo, o aumentiamo di 3 unità di peso trasportabile, direi che questa è l'opzione più valida. I missili per ora shottano i nemici, quindi non credo sia un grosso problema aumentare la percentuale di danno. Cosa posso mettere di verniciature? Mech standard senza verniciatura? Cosa ho sbloccato? Ah, questa. Pff, ma che è? America! No, guarda, penso la terremo così. Grazie. Anzi, no, già, facciamo i tamarri, dai, via. America, direi che comunque possiamo continuare. Raga, non so perché, ed è una cosa strana. Cioè, in realtà no, non è strana, però porca vacca, mi ha preso un sacco. Cioè, ho fatto con tutta sta roba del sfrutta bene le robe varie, eccetera. Boh, infognato duro, è incredibile. Scopri la fonte di un misterioso segnale proveniente da un tempio su Bion. Missione 2. Non lo so, raga, ma m'ha preso molto. Sarà la mancanza di un Metroid, ma boh. Questo diciamo che lo userò anche come a sto punto lo posso usare come metodo per calmarmi, per smorzare l'hype in attesa di Prime 4. Questo è Bion, secondo pianeta del sistema Bermuda. C'è un pianeta diverso per ogni missione. Un tempo era abitato da un'antica stirpe aliena, detentrice di una cultura unica. Ok, Ichozo. Le migliori interpretazioni suggeriscono che questa stirpe seguisse una dottrina, un sistema di regole chiamato l'Orbe. Ad ogni modo, le nostre scansioni non mostrano più alcuna traccia di questa civiltà, possiamo solo dedurre che si sia estinta molto tempo fa. Potrebbero essere i Chozo, ahimè. Quello che le scansioni hanno rilevato, però i Chozo sono conosciuti, cioè nel senso, se Samus ha passato dei dati. Quello che le scansioni hanno rilevato invece è un misterioso segnale proveniente da uno dei templi che sorgono sulle superfici di Bion. Il tempio da cui proviene il segnale fu costruito dall'antica razza aliena che popolava Bion. Non sappiamo però se ci sia qualche collegamento tra il segnale e il tempio. Purtroppo i nostri sistemi di rilevamento non riescono a scansionare l'interno del tempio.
Continueremo a provare, ma è consigliata comunque la massima prudenza là dentro. In teoria non dovrebbe esserci più nessuno a mandare segnali da quel pianeta, quindi la missione prevede di scoprire chi o cosa lo stia facendo. Bion è caratterizzata da temperature medie altissime, meglio equipaggiarsi con armi basate sul ghiaccio, che non ho, in teoria. Dovrebbero comportarsi molto bene in un ambiente simile. Questo pianeta è completamente diverso da Excelsion, ma sappiamo che la Federation Force sarà sempre, se la saprà cavare ugualmente, muoversi Marine. Allora, a meno che non me le danno loro... e invece me le danno loro, colpo gelo. Quindi, cioè, mi hanno tolto il colpo fuoco e i supermissili. Quindi ogni volta, per ogni missione, ti danno diverse cose. Buona sapersi. Andiamo con... 3. 4. 5. Ah, ho tutti? La cura, boh, per ora non credo che ci serva troppo. Basta stare un minimo attenti, meno male. La si recupera. E tra l'altro ho scoperto anche un'altra cosa. Ovvero che se voi finite gli oggetti lì, e magari vi siete portati missili e colpi gelo, ma durante il gioco trovate delle capsule per recuperare la vita, vi danno anche quelli. Cioè, nel senso, potete raccattarli, ma dovete avere lo spazio nel peso, diciamo. È un po' particolare come cosa e ancora non ho capito del tutto come funziona. Però ho visto che l'ho preso, quindi... Boh. Cosa devo fare? Bellino quel robo. Ho buttato una palla. Oh, boia! Che colpo gli ho dato? Scusa, palla. E comunque una spiegazione veloce anche di quello che andrò a fare a sto punto è... non baderò il tempo durante la missione che registro. Se poi ho voglia di farlo e riesco, andrò a prendere le 3 stelle per conto mio. Perché fatto così è difficile registrare e starci dietro. Bisogna concentrarsi abbastanza. Registro di Bion Orbe. La nostra suprema saggezza riposa nel sacro altare. Solo coloro che rispettano l'orbe potranno procedere oltre questo punto. Allora, posso prenderlo in un qualche modo questo? No, posso tirargli un calcio però. Posso tirargli un calcio e mi fa danno anche. Quindi forse è meglio non toccarlo. Guarda lì là, America. Devo vedere anche quando... Un attimino. Vieni tecnici. Buoni, le scansioni stanno arrivando ancora a nulla. Allora, no, i nemici ci sono. Volevo vedere anche quando mi sbloccava le cose. Parassita? I Parasitix non ci sono ancora. Oh, cioè, sì, ci sono, però non sono stati visti così tanto, perché arrivano nel 2 praticamente. Cioè, ci sono perché comunque ci sono. I Metroid in generale sono stati creati apposta per i Parasitix, quindi sono una minaccia in ogni caso. Allora, credo di fare qualcosa là sopra. Vedete, anche proprio bisogna studiarsi per bene il livello e tutto per cercare di capire che cosa si può skippare e che cosa no. Cioè, per esempio, anche colpendo una base per mod si ottengono punti, ma non si ottengono punti raccogliendo la mod. Cioè, mi sa che mi sta attaccando... Porco cane. Balzic di fuoco! Ok. Vedete, ibernazione vi dà più punti. 100 punti per l'ibernazione. Ah, è là la palla. Penso di dover colpire qualcosa sopra. Per ora è un peccato che non ci sia tipo un... come si chiama? Un modo per accelerare col personaggio. Sento un rumore strano. Come faccio a farla saltare? Oh, yeah! Bello però che in base a... In base a... Dove la colpisci praticamente ti fa il salto o te la tira dritta. Un po' tipo una palla da biliardo. Cioè, la fisica c'è. Che non è scontata come cosa, solitamente. Poi, per carità, questo è appunto un prodotto minore.
Cioè, mi aspettavo un livello di dettagli così su... su un Prime 4. Cioè, a questo punto spero che ci sarà in Prime 4 una roba del genere. Allora, qua non c'abbiamo niente. Qua c'abbiamo te. Devo ancora iniziare a prendere un po' la mia. È morto! Oh, sta distruggendo tutti! Potentissimo! È buono. I Balzic sono quei nemici che c'erano anche nell'altro? Quelli lì che... Ma perché ci sono due palle? Boh. Ok, buono questo. Se mi serviva. Cioè, se vedete il punteggio, io colpisco una base, mi dà punti. Però se raccolgo la mod, non mi dà punti. Non so perché c'ho due palle qua. Oh, cacchio. Li ho spaccate. Come mai sta roba? Non vorrei che me ne servissero due. Ma vedete là che mi dà punti la palla. Ma perché? Non cadere nella lava, Me l'hanno detto. Dovrò fare tipo una corsa. Godo. Stai buona, stai buona. No, non credo che abbia un tempo, tipo, e poi esplode. O forse sì? Ho idea, cioè, non è che dopo tot danni esplode. Non credo. Qual è l'obiettivo, tra l'altro? Non te lo dice? Togli audio e comandi, questo è l'obiettivo? Non credo. Ok, sto creando un qualcosa sopra. Ho creato un ponte. Ponte, solo chi detiene il potere della luce potrà illuminare il cammino nel profondo sacro tempio. Fatto. Posso? C'ho il potere del cammino della luce? Posso? Non è che c'era qualcosa. Quindi noi abbiamo il potere della luce. Un raggio laser. Un bin normale. Ok. Allora qua purtroppo abbiamo già finito i... Ehi, ma che è sta roba? Piano, però. Ed esplosione da 100 punti. Cioè, sono punteggi extra. Sembra che ci siano delle orbite per 4 sfere nei pressi di questa porta. Inseriamole tutte e 4. Vabbè, ma sono qua. Ah no, ma queste non sono palle, sono vasi. Ho capito. E le palle erano nell'altro. Di là. Ecco, vedete, noi adesso tipo abbiamo preso il super missile, che però non avevamo preso all'inizio della cosa, no? Del livello, della missione. Non l'avevamo scelto il super missile, ce l'ha dato comunque perché avevo finito lo spazio dei missili ghiacciati. E mi hanno dato questo qua. Cioè, ho avuto un po' di spazio extra, sì, ma... Questa è tosta. Ma mi attacca sta roba? Cacchio, l'ho tirata. Dimmi che è andata avanti. Godo. Non so, non ho capito se mi attacco o meno. No. Tra l'altro vedo che i punti là vanno giù. Sì, ma raga, ma qua ci vuole un botto di tempo. Cioè, cerchiamo di capire. Oh, l'ho tirata. Ma è attirata da me?
Mi fa danno ed è attirato comunque da me. No, dai. Ma forse con i missili? I missili viene un pochettino meglio. Ma è tosta, eh. No, dai, ma cade comunque nella lava. Abbiamo anche un punteggio là. Sì, ma è difficile. Cioè, che cacchio è? La seconda missione dobbiamo usare quei missili e... E vedete là che mi dà punti, ma poi me li toglie. Dai, vieni su... Dove è andata? È andata avanti. Godo. Godo. Questa è una. Grazie. Oh. Un paio di nemici. Prima sfera collocata, la porta pare reagire. Ne mancano tre. Lo so che ne mancano tre, ma porca vacca. Come avamo? No, non è stata una buona idea. Sono più che sicuro che vada fatto così, ma... Ah, ma come fai? Ma raga, devi trovare il tempismo giusto e farlo partire? Ma raga, ma come fai? No, ma sono pazzo io. Sono pazzo io che lo sto facendo in questo modo, vero? Ma fermati! Boh, io sono pazzo, ma non va fatto così. La scavati dalle palle. Io vi detono. Ma non va fatto così. Non è possibile come cosa. È da pazzi. È troppo complicato. Cioè, questo neanche tanto, eh. Possiamo fargli fare il giro o farlo saltare. E chiaramente lo facciamo saltare con i missili, ma... Questo è un peccato. Non posso prenderlo. Non ho più il ghiaccio. È un po'. No! Piano, eh. Godo. Mi servirebbero i pezzi ghiaccio. Ecco, vedete, adesso noi abbiamo spazio là. Mi prende una di queste. Abbiamo peso. È un po' strano, però non è difficile da capire. E io non mi ricordo comunque più dove l'ho messo dopo, eh. Siamo a tre collegate. Queste spingono. Non sembrano così tanto veloci. Più che altro, vabbè, quando arrivi là in fondo, chiaramente la fai decollare. Sì, ma raga, mi serviva il ghiaccio, cacchio. Almeno due. Guarda il punteggio che mi sale. Vai! Pusha! Allora, carichiamo un attimo che me la porto dietro. Ok. Ah no, ma sono chiusi i pezzi.
Bene, tutte le sfere sono al loro posto, la porta dovrebbe aprirsi. Ho capito, ci ho messo tre quarti d'ora, amico mio. Dai, Bazzic di fuoco, ma scavati dalle palle. Vai, fuori. Ok. Cioè, io spero che le missioni non abbiano tutte quante un tempo. Questo è un boss. È un'arena. Sembra di no. Non voglio la ricarica. È qualcosa di buono. Niente, ricarica vita. Wow, Bazzic Omega. Oh, piccolo, hai perso. Oh, cacca vacca. Ha perso lo scudino. Non era un boss lui. Eppure sta roba mi sembra un'area da boss. Ancora. Lo faccio detonare con un super missile e vedi che si ritrova dall'altra parte. No, ma fa schifo, è un rubino. Poveraccio. Bello Bazzic Omega però. C'era l'Omega Pirates. Dobbiamo recuperare altri di questi. Abbiamo poca roba. Iui. Colpi gelo, grazie. Non posso più tornare indietro. Va bene. Piangerò. Devo tenerlo da mente per le prossime. Quel piedistallo vuoto sembra fatto per sorreggere qualcosa di importante. Forse qualcuno ci ha preceduto e l'ha portato via. E se ci vado io? No. Non sono così importante. Il segnale proviene da quell'artefatto circolare. Bisogna prenderlo e portarlo sulla nave. Là c'era roba. Forse quella è in uscita? Abbandonare l'area con l'artefatto. Prendilo. Ah, devo tenere premuto. Posso lasciarlo anche quando voglio, però. Almeno, cioè, tipo per sparare. Perché sennò non posso sparare. Cosa cadono? Massi, vabbè, ma è Indiana Jones, è classico. Basta stare dietro con le robe, suppongo. Oh, con che potenza arrivo tu? Puoi prendere? Grazie. Ma qui di traverso arrivavano i massi. Con calma. Con calma. Quello posso andare? No. Con calma. Easy. Vabbè, questi nemici. Dai, cos'è sto lag? Ma è il 3DS che non regge bene. Tana? C'ha le tane, si schifo. Oh, ho sbagliato. Fuck you. Sai che c'è gente in base. Forse potevo rompere anche le rocce. Allora, vediamo se appunto gli obiettivi magari sono diversi. Perché adesso abbiamo anche 5K, che non sono troppi. Rilascia per collocare. Bello il fatto che le missioni sono diverse comunque. Cioè, questa forse è finita adesso. Era tipo recupera l'artefatto, non c'era nessun boss. Omega Barrix lì. Sì. Ok, quindi vabbè, ma questa c'aveva di complicato la roba del puzzle di là, eh. E sono 16.000 punti. Meno 8 minuti, ma come fai? 4.000 poi. Non perdere nemmeno una sfera di Bion. Ah, quella l'abbiamo persa. Quella l'abbiamo persa, ok. Quanti punti mi dava?
perché mi dava 4.000, arrivavo a 12.000, quella non penso troppo. Recupero più veloce della presa dell'arma secondaria, aumenta i danni inflitti al gruppo energia e al gruppo carica del 20%. Non è male. Mi servirebbe qualcosa che fa caricare più veloce. Operazione eccellente, Marine. I nostri ricercatori si sono precipitati a mettere le mani su quell'artefatto. A quanto dicono, l'artefatto risale ai tempi in cui la civiltà che abitava Bion non si era ancora estinta. Il segnale che proveniva da esso era una specie di richiesta di soccorso. È triste che abbia continuato a funzionare anche quando chi lo aveva attivato era estinto da secoli. Con il tempo necessario, i nostri ricercatori faranno altre scoperte esaminando l'artefatto. Per ora, il fatto più preoccupante è che qualcuno ci abbia preceduto in quel tempio. Dobbiamo aumentare lo stato di allerta. Comunque per adesso è tutto, prepararsi per la prossima missione. Qualche pirata spaziale, sicuramente. Vabbè, qua raga, la difficoltà è chiaramente il tempo. Cioè, non perdere le sfere, credo di averne persa una. Forse due, ma no, non credo neanche. Credo una che mi è caduta giù di sotto, ma lì basta che si va. Guarda, non è ancora finita, è tutto marino rompere. Sì, vabbè. Basta non farla cadere. Il più è il tempo, perché bisogna fare tutto quel robo del puzzle rapidamente. Boh, non so come fare. Ci provo per la prossima missione, ma non so.